Qualcuno ha visto Ghia? No. Ha visto Ghia? No. Buonasera, Manu. Siediti e aspettami. Faccio presto. Va bene. Grazie. Sempre all'ultimo momento, come al solito. Tornerà presto. Ghia, ma dove ti sei cacciato? Dopo ti spiego. Questa storia deve finire. Va bene, non è dipeso da me, scusa. Mai una volta che arrivassi in orario. Ispettore, venga. Stavolta lascia pure. Ormai è diventata un'abitudine, non posso più transigere. Basta. Avanti, calmati. Vado a cambiarmi. Ghia! Sì, ti aspetto giù. Ghia Klose! Cosa c'è? Di certo. Il problema. Vengo! Sbrigati, guarda che ti aspetto. Ma è questione di tempo. Ma bravo, parli proprio tu, Tengis, ti conviene star zitto. Ce l'hai qua, tu. Sì, sì, proprio con te. Devo parlare. Un momento, vado a vedere chi mi vuole. Torno subito, va bene? È arrivata un'ambulanza per te. Per me? Sì, sbrigati, il medico ti aspetta di fuori, fa presto. Scusami, ma vado a vedere e torno. Che è successo? Non lo so. Che c'è? E me lo chiedi? Oh, me ne ero dimenticato. Ma come? Sei già libero? Ma certo. Un momento. Aspetta. Non avrai cambiato idea? No, davvero. Scusami, sai, ma devo andare via. È una cosa improvvisa. Non prenderla come un'offesa. No, che non mi offendo. Allora, ciao. A presto. Ciao. Goran, piacere. Ragazzi, vi porterò in un posto favoloso. Qualcosa che non dimenticherete mai, vedrete. Di qua. Manca molto? Siamo arrivati. Aspettate qui. Soltanto pochi minuti, eh? Io torno subito. Ricominciamo. E aspettiamo un po'. Scusami se non ti ho aspettato. Nemmeno io. Però sono venuto adesso. Sei di parola. Non sono venuto perché sono andato a prendere certi amici. Sai, volevo presentarteli. Chi sono? Ragazzi simpatici. Ti piaceranno. Mi dispiace, ma questa sera sono un po' stanca. Farei una figuraccia. Tu? Non sarai mica arrabbiata con me? No, se te ne vai.
Mi dispiace, ragazzi. Non c'è nessuno. E me l'immaginavo. Davvero? E come hai fatto a indovinarlo? Intuito. Un momento. Mi è venuta un'idea. Un'altra? Lascia perdere. Ne ho una migliore della tua. So io dove portarvi. Dai, su, andiamo. Fate piano. Chissà perché Zurab se n'è andato. Dammi una ciambellina. Oh, giù le mani. Non fate rumore, sveglierete tutti. Sulla sponda del Don. Zitti, smettetela. Zitti, smettetela. Accendi la luce, se no inciampiamo. Sì, sì, subito. Accomodatevi. Su, passa. Grazie. Coraggio. Fate come se foste a casa vostra, eh? Ecco fatto. Sedetevi. Goran. Mettilo là. È uno spartito, niente di interessante. Scusate un momento. Vi preparo qualcosa? Poco da preparare, mamma. In questa casa non c'è mai niente. C'è il pane e il formaggio. Oh, allora siamo a posto. Ma tu hai voglia di bere? Dici a me? E a chi, se no? A te non ti va? A me? Io ne ho abbastanza. Figurati io. E allora alzati e andiamo. Su, che aspetti? Sì, noi ce ne andiamo. E perché? Beh, non ho più voglia di bere. Ma se ancora dobbiamo cominciare? Su, sedetevi. Magari un'altra volta, eh? Sai, ho il pensiero che domani devo alzarmi sì, presto. Ecco, a me è passata la voglia di bere. Ma che vi prende? Niente, niente, ce ne andiamo. Ecco, magari un'altra volta, sì. Sì, forse. Come si apre? Ecco. Ciao, Ghia. Ciao. Ci vediamo. Buonanotte. Che se ne sono andati? Chi lo sa, mamma? Chi li capisce? Ma che fai ancora in piedi? Su, mamma, vai a dormire, è tardi. Domani è l'onomastico di zia Eliso. Devi assolutamente andarci. Domani ho da fare. Sei stanco, figliolo. Non tanto. Riposati. Domani cercherò di andarci. Non dimenticartene, sennò si offende. Sta tranquilla. Spengo? Sì.
Per domani gli ho stirato la camicia bianca. Così metterai anche la cravatta, Ghia, capito? Sì, buonanotte. Nel mare troviamo un'enorme quantità di pesci e di organismi unicellulari che formano il plancton. Il plancton serve a nutrire i pesci più piccoli. Anche le alghe servono al nutrimento dei pesci, ma possono servire anche come cibo all'uomo. Ghia, perché non metti un po' di musica? Ora tocca a me! Dai, Ghia, facci sentire la musica! Indovinato! È stato dimostrato, infatti, che le alghe contengono tutte le proteine essenziali per la vita. Guardate un po' chi sta arrivando. È uno che è venuto a cercarti ieri. Sta salendo. Su, andate via. Io non ci sono, eh. Il plancton dà una certa colorazione alle acque del mare. Alle acque del mare. Che assumono un colore... Non ci sono. Un colore verde. I mari più ricchi di plancton sono più pescosi, come se n'è andato. Ghia, puoi uscire? Apri la finestra, tanto dalla strada non si vede. Ghia! Andate a giocare e non fate baccano, eh? Devo lavorare, capito? Mamma, non ti ci mettere anche tu adesso, eh? Vai! Studia, studia! Thank you.
Abitano qui gli Aglaze? Suoni a quella porta. Grazie. Casa Aglaze? Sì. Possiamo entrare? Accomodatevi. Grazie. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Ghia? Sì. Sono Lena. Piacere. Questo è mio marito. Piacere. Siamo di Valdai. Abbiamo una lettera per te. Ma dove l'hai messa? Eccola. Ah, eccola qui. Leggila, ci ha spiegato tutto. Ah, bene. Su, entra. Possiamo entrare, vero? Ma certo, accomodatevi. Posso appoggiarlo sulla sedia? Sì, prego, sì. Prego. Tira fuori la giacca. Come sta, Ghia? Benissimo. È la prima volta che venite qua? Sì. Pensa, Givi ci aveva dato tutte le indicazioni per arrivare a casa tua, ma abbiamo sbagliato auto. Bada. A Tbilisi è facile perdersi. I risvolti. I risvolti. Mamma! Vieni di qua. E questo qui dove la porto? Abbiamo Mettilo ospiti. Lì. Vi presento mia madre. Vengono da Valdai, sono un giorno di Goki. Mio marito. Givi. Ah, già, di Givi, piacere. Ah, scusatemi, ma devo scappare. Alle 10 ho le prove. Cercherò di sbrigarmi, ma per qualsiasi cosa rivolgetevi pure alla mamma. Fai con calma. E poi andremo a fare quattro passi. Vi farò vedere la città. Non preoccuparti per noi, ci arrangeremo. Meglio di no, vi perdereste da soli. A presto. Arrivederci. Hai tanti bei dischi, eh? Eh già, ma ora devo andare. Ciao, ciao. Torna presto, Ghia. Sì, sì, ciao. Ma vattene, sì, va via! Ma insomma, ma mettetela! Chi sei? Ma la vuoi finire! Alla scala, indicate! Ma guarda, mi faccio volare dalla finestra, io sai! Ah sì, eh? Ma l'hai voluto tu! Ma no, ma l'hai voluto tu! Ma insomma, ma insomma, ma insomma, ma altrimenti la pianta non cade, e io la scala della portaria, va bene? Me lo porto via e basta, perché ti cambia! Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Chi si vede? Ciao. Come stai? Tieni. Che c'è dentro? Il disco. Ah. Peccato che sia un po' graffiato. Graffiato? Sì, guarda qua. Me lo regali? Sì. Grazie. Che cos'è questo affare? Fermo. Ma non che cos'è? Toccarlo. Che cosa... Mi ci è venuto un sacco di tempo per regolarlo. No, non si sono fatti niente. Ma la colpa era sua. E veniva lui dall'altra parte, perché secondo me doveva frenare, non ha frenato. Senti, ma che quando si sono scontrati? Veniva da lì, no? Quest'altro veniva da quest'altra parte. Si sono... Ma no, non è vero. È finito così. Ma non è sicuro, l'ho visto bene. È stato vero tutto il tempo. No, per me serve. No. Ehi, fermo! Ma passavo di qua. Ma dai. No. Ehi, già! Scusi tanto, mi dispiace. Buongiorno a tutti. Ehi, ciao. Ma dove sei andato a finire ieri? Da nessuna parte. Non è vero che l'abbiamo cercato dappertutto? Ghia, quando lo cerchi non lo trovi mai. Ragazzi, ma ce l'avete proprio così. Con me. Dove sei stato? Sono stato a casa. Con un'ambulanza? Sai, era un amico che lavora... Buongiorno, maestro.
Gli hai parlato? Non ho avuto tempo. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Buongiorno. Tutti pronti? Attenzione, riprendiamo le prove dalla strofa numero 8. Sostenuto. Ha parlato con il direttore? Non gli ha parlato lei? Le ho fatto una domanda. È stato dal direttore? Perché sarei dovuto andare dal direttore? Vada fuori. Ehi, non andare a casa, aspettami. Va bene. Io esco tra poco. Ah. Attenzione, riprendiamo dal numero 8. Pronto? Sì? Cema è occupato. Ma che hai combinato? Niente. Lo hai visto? Ah, grazie. Gli hai parlato? No. E perché? Ma come perché? Non senti che cantano? È molto che stanno là dentro. Quando cominciano non la smettono più. Si sbrigassero almeno. Pazienza. Preso! No. Io vado, appena escono falla entrare. Non te la fa scappare, eh? No. Lo affido a te. Parlaci. Ma sì, stai tranquillo. A dopo. Meglio tornare non domani. Non saprei. Forse le conviene aspettare. Eccolo. Prego. Grazie. Prego. Buongiorno. Grazie. A lei, signorina. Buongiorno. Se chiedono di me, io sono al conservatorio. Scusi, direttore. Sì? Le volevo parlare un momento. Mi dispiace tanto. Ora non posso. Torni domani mattina. Mi scusi ancora. Buongiorno. Ah, ti devo parlare. Vieni al conservatorio, ci sarò dalle 3 in poi. Allora ci vediamo domani. Ma come? Arrivederci. Ghia. Eh? Da amica ti consiglio di parlare con lui oggi stesso. È molto arrabbiato con te, non te l'hanno detto? Mm? Ti sta molto bene. Gli hai parlato? No. Vieni. Ciao. Sei ancora arrabbiata? Pronte, ragazze? Non mi va di... Ripetiamo l'esercizio. Posizione numero 5. Dici sul serio o scherzi? Sul serio. Ma insomma, io non ti capisco più. Che cosa vuoi? Che cosa pretendi? Che te ne vada. Brave. Ma che cosa ti ho fatto? Se non se ne va lui. Avanti, Nana. Schiena dritta. Scusate. Rotazione. Più lentamente. Bene. Com'è andata? Niente. Finisce sempre così. Cioè, sempre. Come finisce? Chissà perché la colpa è sempre mia. Con tutti. Non ci capisco un accidente. Ghia, perché non parli? So benissimo che sei tu. Ciao, Ghia. Ciao. Ciao. Che combini di bello? Niente. Come stai? Insomma. Come mai non ti sei fatto più vedere? Che ti è successo? Sei sparito. Salve, Ghia. Ciao, ci vediamo. Voi andate di là? Sì. E io di qua. Ciao. Andiamo. Entra, entra. Ah, bravo. Buongiorno. Salve, Ghia. Di un po', dove sei finito ieri sera? Da Leo, e tu?
Assaggiate queste, sono ottime. Scommetto che non indovini dove sono stato. Ah, grazie. Collier, assaggiali anche tu. Grazie. Non funziona? Bisogna cambiare un pezzo. Ti spiegherà lui quello che devi fare. Hai visto che ho mantenuto la parola questa volta? Non me l'aspettavo. Contento? Sei stato bravo. Vedi, è un po' ammaccato. Lo vedo. Ti serve d'urgenza? Puoi venire domani sera. Gogi, guarda che c'è fuori. Dovrei suonare stasera. Aspetta, aspetta! State a vedere. Ora se ne va e sparisce per tutta la giornata. Spiritoso. Raccontagli piuttosto cosa combina le prove. Almeno li farei ridere. Sapessi quanto mi scocciano le loro prediche. Perché? Continuo ad arrivare in ritardo? Non è che arrivo in ritardo, arrivo solo al momento giusto. Purtroppo i minuti contati. Allora ne avrei combinata qualche altra delle tue. Se no perché dovrebbero prendersela con te? Non sono mica un bambino. È che non ho tempo. Sapessi quante cose ho da fare. Però ti comporti in modo strano. Strano? Io non ci trovo niente di strano. Se hai tante cose da fare, come mai te ne stai qui a perdere tempo? Ma che cosa vi prende oggi a tutti quanti? Già, come se non capissi perché ti diciamo certe cose, eh? Lo capisco. Magari ognuno ha i propri segreti. Proprio così. Bell'articolo. Niente male. Perché non ci provi? Niente da fare. Vuoi? No, grazie. Meglio così. Ma che fai? Facci piano, butti giù il muro. Sei un genio. Te ne vai? Sì. Statemi bene. Ciao. Ciao. Fatti vedere, eh? Buongiorno. Salve. Buongiorno. Numero 63. Grazie. Il tesserino. Ah, sì, mi scusi. Eccolo. Grazie. Che numero? 108. Scusa, è libero? Sì, sì. Sarà esploso. Vado a vedere. Una bomba. Onore! Azione!
Valeri! Venite avanti, così! Prima esplosione! Seconda esplosione! Quante volte te lo devo dire? Mi passi e poi adesso, verso di me. Guardate avanti il cavallo bianco. Avanti, presto! Segnate il posto dove deve stare il cavallo. Ehi, tu, che fai? A che servono quelle linee? Che linee? Vattene. Ti sono una domanda. Vattene e non rompere. Potresti essere un pochino più gentile. Fila via, hai capito? Perché t'arrà? Io, carissima. Ciao, ma che sta succedendo? Niente di interessante. Come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male. Ma è quel dito? La fede, mi sono sposata. Con chi? Vuoi che te lo presenti? No, non ci tengo. E perché? Ma non mi interessa. Dove stai andando? Al lavoro. Ti spiace se ti accompagno? No, no. Vieni. Andiamo. Ehi, calma, facci piano. Meglio così. Dai, entra. Vieni. Dove sei stata? A comprare questo scopino. È un lavoro interessante. Abbastanza. Ia, sei in ritardo, Otar ti cercava. Sono stata al mercato. Dai, vai subito. Sì. Che cosa sta guardando? Microbi. L'occhio sinistro è bello come il destro. Posso vedere? Guardi. Aspettami qui. D'accordo. Ecco le provette. Tre per te. Davvero curiosi. Si muovono. Come si chiamano? Sono organismi unicellulari. E che ci fate? Li esaminiamo. Le otto sono per te. E poi che succede? Registriamo tutto qui. Ninoshka? Ninoshka? Ti ho portato un regalo. Ninoshka. Ah, tu che sei così brava, e sono prego, troppe, non ce la farò più esaminarle tutte. Mi fanno male gli occhi, arriva un momento che una non ci vede più. Ehi, guarda un po' cosa sta facendo. Posa quel bicchiere, per giù il bicchiere, non toccare niente, non è potabile. Ma chi ti ha dato il permesso d'entrare? Chi gli ha dato il permesso d'entrare? Senti, fammi piacere, volevo... esci subito, eh? E se nel recipiente ci fosse stato del veleno? Sì, sì, va bene. Ma scusa. Forza, forza, esci, dai. Fuori. Ciao. Ciao. Scusate. Niente, niente, vai, vai. Ma chi l'ha fatto entrare qui? Io non l'ho fatto. Quante volte ve lo devo ripetere? È vietato l'ingresso e non addetti ai lavori. Se succede qualcosa, ci vado di mezzo io. Hai finito? Non ancora, ma ne ho per poco. Quanto? Un paio di minuti, aspettami qui. Buongiorno. Questo sta a dimostrare che più F e meno F determinano il valore della funzione. Cioè abbiamo meno F uguale a 1 moltiplicato L. Procederemo ora alla dimostrazione prendendo in esame valori diversi. Tengano presente che in molti casi possiamo praticamente formulare il valore approssimativo come divergenza, cioè una progressione. Perciò scriveremo divergenza U uguale gamma moltiplicato N moltiplicato F. Cioè assumono valori che tendono all'infinito. Fai accendere. Grazie. Attento! Ehi, ma che, sei cieco? Non vedi che c'è la corda? Qui non si passa, hai voglia di farti ammazzare? Mettete la corda più alta, se volete che si veda. E tu guarda dove metti i piedi, incosciente. Ma alza la corda! Ma guarda come cammini piuttosto. Disgraziato. Ma vattene via, che è meglio.
Marina, sei sempre offesa con me. Ti giuro che non l'ho fatto apposta. Non volevo far nascere pettegolezze. Guarda, è inutile che ti scusi. Lo so, ho fatto una sciocchezza, scusami. Il fatto è che tu ti intrometti sempre negli affari degli altri. Sei un gran ficcanaso. Ti saluto. Credimi, Marina, io non l'ho fatto apposta. Convinciti. Va bene, arrivederci. Cerca di perdonarmi. Ci vediamo. Non vieni al conservatorio? Eh? Accidenti, me ne ero dimenticato. Che cosa? L'appuntamento, andiamo. Che appuntamento? Alle 3. Salve. Ciao. È una cosa piuttosto importante, ciao. Sai. Ciao. Ciao. Ah, il direttore ha chiesto di... Sì, lo so. Guarda chi si vede. Ma lei chi è, scusi? Non mi riconosci? No. Ma come? Non ti ricordi di me? Direi proprio di no. Non sei stata in vacanza a Primorsco? Sì, l'estate scorsa. Hai visto che ti conosco? Lo dicevo io. A Primorsco. Ma come fa a non ricordarsi di me? Quella ragazza ti ha proprio deluso, vero? Vieni. Deluso, ma sei la prima volta che la vedo. Ciao, Vachtan. Ciao. Non distrarlo. Sei bravo. Ti trattieni molto qui? No. Allora aspetta, mi parlo col direttore. Tra 5 minuti. Mi raccomando, non sparire. Chi si rivede? Come stai? Bene, grazie. Più alto, eh? Ma era così. Ma no, dai, è più basso. Sta a sentire, attento, è un'altra cosa. Mm-hmm. Lo senti? Sì, sì. Riproviamo. Farò presto. Vai dal direttore? Sì. È andato via. E dove? Non lo so. Non lo sa nemmeno lei? No. Ecco, è sempre la solita musica. Che? Prima ti chiamano e poi se ne vanno. E alla fine, naturalmente, la colpa è sempre mia. Per una volta che sei arrivato puntuale. Andiamo, vieni. Robecki, fermati! Oh, ciao. Ciao, come... Non c'è male. Non ti sei fatto più vedere. Sei sparito, eh? Dove vai? E tu dove vai? Portami a casa. Su, sali. Chi è? Ghia.
Chiudi, chiudi! Che è successo? Che hai? Sei sola? Sì. Posso sedermi? Ma certo. Mi manchi tanto, sai? Che ti prende adesso? Ti dona questo vestito. E sei venuta a dirmelo? Masha, mi piace. E con questo? Stai male? Eh? Stai male? No. Prendi. To. Ma cosa stai facendo? Non ho bisogno di medicine. Mi hai veramente stancato con questi trucchetti. L'altro giorno è venuto un grassone. Secondo me pesava più di 100 kg. Beh, per massaggiarlo mi ci è voluto un sacco di tempo. Hai ragione. Più di uno. A certi tipi dovrebbero far pagare tariffa doppia, oppure in base al peso, un tanto al chilo, l'ho sempre detto io. Guarda. E poi quelli sono i clienti più difficili. Sì, quelli hanno più pretese, guarda. Magari credono che con mezz'ora di massaggi dimariscono. Hai ragione. Buongiorno, maestro. Si è rinfrescato? Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Zorro, vieni. Ti presento il maestro. Ah, piacere. Sai, piacere. È quella persona di cui ti ho parlato tante il volte. Il tuo direttore? Sì. Zorro è uno dei miei più cari amici, lo sa? Mi scusi, maestro. Eh? È ancora molto arrabbiato con me. Veramente arrabbiato non è il termine esatto. Forse io la tormento. Direi proprio di sì. Ma col tempo ci si abitua a tutto. Mi perdoni. Sì, sì, tanto non cambierà mai. Come va con la spalla? Ah, è un tormento. Vieni. Dove andate? Lui è con me, è un amico. Ma non si può. È con me, ti dico. Ah, vabbè. Ah, sei tu. Bene, bene, adesso ti faccio vedere io. Vieni qui, bello, vieni. Mi fai male. Ti sistemo. No, no, aspetta. Allora non fare più di questi scherzi. Promesso? Pace. Parola d'onore? Pace. Attento, Mai più, Dottore, bisogna preparare il paziente per l'operazione? Condizioni generali? Non ha ripreso conoscenza. Vengo tra 5 minuti. Devi operare? Sì, è un caso. Avevo portato un amico. Che è? Si è fatto male alla spalla. Ah, va bene, fallo entrare. Tito, entra. Vengo subito. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Siediti. No, preferisco stare in piedi. Dai, siediti. No, sto in piedi, senza complimenti. Sì. Sì, ho capito. E Nina? Sì. Sì. Va bene. Respira. Ancora? Alza il braccio. Fai il lottatore? Sì. Così fa male? Sì. E così? No. Ieri sono stato da Gura. Come ha detto? Niente, parlavo con Ghia. Ci sei andato da solo? Un'incrinatura. Cosa? No, non parlavo con te, Ghia. Marò, accendi la luce. Passa domani mattina verso le 10. Non è niente di grave. Grazie. Vestiti pure. Andiamo? Tito, io mi trattengo un po' qua. Sai trovare l'uscita da solo? Certo. Ci vediamo. Ciao, grazie. Che cosa ti succede? Ma, sai, non riesco a portare a termine niente. Eppure cerco il di berretto. Impegnarmi. Non lo so. Mi manca sempre il tempo. Corro tutto il giorno, ma non concludo quasi nulla. Chissà. Nulla? O quasi nulla? A dire la verità, proprio niente. E non riesco a capire perché. Ma che ti sta succedendo? Beh? Sai, è una sensazione strana. Il rumore mi dà fastidio e il silenzio mi fa innervosire. Non ti succede mai? Ogni tanto. E che cosa fai? Mi concentro. A me non riesce neanche questo. Allora hai bisogno di riposo. Come? Sarai stanco.
Non è questo. Non sono stanco. Il tuo male è la pigrizia. Cosa? Dico che sei pigro. Bravo, bravo, è così che tu mi giudichi. Mio caro dottore, non sono affatto un pigro. Ti avverto che potrei anche offendermi. Oh, scusami. Non avevo intenzione di offenderti. Che diavolo ti sei messo in testa? Ogni oggetto ha una sua funzione. Come andiamo oggi? Così e così. Sentiamo il polso. 46, come Napoleone. Sono stufo di stare a letto, dottore. Devi aver pazienza, stare a riposo. Non fumare. È solo una tirata. Ecco. Mi scusi. Maschera. Senti! No, senti. Per carità, lasciatemi perdere. Dai, vieni con noi. Non vengo da nessuna parte. Ah, perché? Se non no, sai non neanche posso, dove andiamo. Scusa, se ti dico che non posso. Ah. Non puoi immaginare quelli che mi stanno capitando anche nel lavoro. Ah, ma dai, non posso. Dai, è il suo compleanno, dobbiamo festeggiarlo. Auguri, grazie. Auguri. Ci divertiremo. No, non posso. Credetemi, casomai vi raggiungo dopo. Sì. Ma non dai, sappiamo dove andremo. Dai, vieni. Ma vi ho detto che non posso. Allora siete soli. Ho tutta la giornata impegnata. Oh, ma siete male. Vieni, non te ne pentirai. Dai, amici. Fai il prezioso. Aspetto più tardi. Verrò senza. Vedrei che ci divertiamo. Non arrivare in ritardo come al solito. Sì, eh? Guarda che se non vieni, diventa a cercare dappertutto, eh. Ciao. Intesi? Ah, il nostro Ghia, bravo, bravo. Buonasera a tutti. Buonasera. Pensavo che non saresti venuto più. Non mi tratterrò molto. Ah, cantate senza di me. Per caso anche oggi la stessa storia? Forse solo oggi. E ieri, e l'altro ieri. Io non ce la faccio più. È lei che comanda qui, decidere cosa Senta, fare. Senta, io l'ho avvisato più di una volta, ma lui continua a fare i capricci. A questo punto bisogna adottare sistemi drastici. Eppure nessuno pretende l'impossibile da lui.
Gli si chiede solo di rispettare la disciplina di lavoro. Ma che cosa significa disciplina di lavoro? Che non si arriva in ritardo. Ma non è mai arrivato in ritardo. È vero, mi dica quando mai Ghia non è arrivato in tempo per fare il suo pezzo. Oppure non è venuto. Sapete qual è il punto? L'avete viziato. Io? E quando mai? Anche lei. Nestor, Nestor, stammi a sentire. Tu gli hai parlato, l'hai avvisato. Hai la coscienza... Ecco. Non ti sembra che i nostri discorsi siano dettati da una specie di nobile egoismo? Quante sciocchezze. Zitto, fammi sentire. È venuto da lei? No. Che dicevo io? Non doveva mandarlo via durante la prova. Ah, no. Allora fate come volete. Con gente così non si può lavorare. Questo è ciò che penso. Ivi, fate una bella riunione. Chiamatelo e parlategli seriamente. Quando la finirai di farmi questi tiri, mi farai venire un infarto. Va bene, va bene, calmati, poi ti spiego tutto, Dove diavolo sei stato? Non ci speravo più. Mi hai fatto venire sudori freddi. Bravo, Ghia, giusto in tempo. Sì. Complimenti, complimenti, Ghia, ce la fai sempre, eh? Come no? Oggi niente ti avrebbe salvato. Sei riuscito a farcela anche oggi, eh? Bravo, canaglia. Grazie. Avete visto? Gogi ha sempre poca fiducia in me. Tieni. Andiamo. Se no facciamo tardi. Non te ne sarei mica dimenticato. Ah, già, sì. Andiamo. Bravo il nostro eroe. Anche oggi ce l'ha fatta. Brava, Lili, sei stata Sono contentissima. Complimenti, cara. È stata un'interpretazione eccezionale. Hai sentito? Eccezionale. Ah, mi raccomando, ragazza, domani alle 11. Domani. Arrivederci. Beh, anche tu avresti potuto fare un pochino meglio. Attento, ma i miei auguri più sinceri. Grazie. Ma che sei, impazzito? Ah, ti rendi conto di quello che poteva succedere? Potevi aprirla quando se n'erano andati tutti. Stavo fresco, così restavo qui fino a domani. Ma fai meglio star zitto. Ma va, va a dormire, va, lasciami lavorare in pace. Ecco qua. Metto da parte? Sì, grazie. Fino a domani, se è possibile. Numero 21. È un appuntamento. Non si può entrare, è chiuso. Mi aspetta. Chiuso. Apri, Piotr, faccio uscire. Finalmente. Ma che cosa ti prende oggi? Ma se ti ho detto che non si può entrare, è chiuso. E adesso è aperto.
Ah, ecco Ghia, è arrivato. Finalmente. Oh, però... ce n'è voluto di tempo. Ah, potevi aspettare un altro Grisha. Po'. Siedi, siedi qui. Ci sei anche tu, buonasera. Stavi a sentire, a quest'ora ti presenti. Sai quant'è che ti aspettiamo? Porta un po' di comunque piano. Sono venuto, bene, no? Da un'ora e mezzo. Senti, abbi pazienza. Se ti dico che prima non ho potuto, insomma, aspettare tanto. Un po' di pazienza. Ecco qua, va bene non così. Non si trattano così gli amici. Senti. Di vino. All'opera finirà Omar. Bene! Bene! E ora prendiamo i fiori! Brindisi a Omar! Alla vostra! Alla vostra! Ghia, che piacere rivederti! Ciao Omar, con chi sei? Con amici. Ah, bene. Bevi con noi? Certo, facciamo un brindisi. Agli amici auguri degli amici. Auguri a voi tutti. Alla salute di Ghia e dei suoi amici. Che poi siamo noi. E adesso ve lo rubo per un momento. Ma come? Ma sei appena arrivato. No, scusa, non fare come... Non vi preoccupare. Adesso le parole. Non vi preoccupare, torno su. Presenta. Piacere, Zanar. Buonasera. È un mio amico. Ah, e adesso facciamo un altro brindisi. Sì, facciamo in onore un altro dell'ospite di Omar. Permettimi di brindare con te. Alla salute. Ma dove andiamo? Adesso su, è ora di andare. Ma dai! Andiamo. È ancora presto, potete andare. Ehi, su, rimanete. No, lascia perdere. No, andiamo. Ho bevuto abbastanza. Sono stanco. Vorrei andare a dormire, domattina devo alzarmi presto. No, ti prego, su, tanto ci si vede la settimana prossima. Buonanotte. Grazie. Finiamoci la bottiglia e poi ce ne andiamo. Bevi. Ghia. Auguri. Devo parlarti. Senti un po', ma ti pare questa la maniera di comportarsi con gli amici? Reso, ma che hai questa sera? Ah, lo chiedi pure. Ti abbiamo invitato. Ti abbiamo aspettato per un'ora e tu ti comporti così. Che c'è? Ma io sono amico vostro. Ah, davvero? Certo. Lasciami su, stare. Calmati. Basta. Senti, lasciami finire. Lasciami finire, calmati. Per favore. Mi hai offeso. Andiamo su, smetti. Ma ti rendi ma conto di me? Ma ho offeso? Scusa, che cosa ti gli ho fatto? Ti rendi conto? Ma tu credi che si sia offeso veramente? Sono serio. Su, andiamo.
Io vado. Dima! Dima! Buonasera. Buonasera, Ghio. Come va, Nico? Bene. Bravo. Grazie. Su, mettiti al tuo posto. Le ragazze sono in salotto. Siediti. Non mi va. Dove vai? Vado un momento da Nico. Nico, quando riuscirai a finirlo? Non riesco a trovare la carta di riso. Possibile. Aiaia. Chiudi la porta, per favore, c'è da diventare sordi. Quante volte ingrandisce il tuo telescopio? 100 volte. Ah, allora la distanza focale... è di 100 centimetri. Già. E adesso cosa si può vedere? Se ti interessa, ora puoi vedere Giove meglio degli altri pianeti. Giove? Come mai è sfocato? Perché il diametro dell'obiettivo dovrebbe essere di 10 centimetri e non di 5. Hai fatto i calcoli da solo? Sì. La partita è cominciata. Nico, che cos'è questo? Quale? Questo. È un generatore. E che cos'è un generatore? Un generatore è un generatore. Ah. Funziona a transistor? Che c'entrano i transistor? Beh, io me ne vado, eh. Ciao. Ciao. Vediamo un momento un passaggio di furia perché lancia la palla in avanti. Spalle un area di rigore ma viene respinta da un avversario. Azione pericolosissima. I padroni di casa sono veramente in pericolo. Palla a Nodia. Vediamo Nodia che cerca di passare la palla. Ecco, passaggio avvenuto in questo momento a Kuliev. Vediamo Kuliev che avanza. Interviene Bolicev. Tiro, rete. Bolicev ha segnato con un tiro preciso, angolatissimo, la destra del portiere che non ha nemmeno testato la parata. Rivediamo l'azione del rallentatore, palla a Nodia, ecco Nodia che avanza, interviene Kuliev, ma Bonicev, più svelto di tutti, spedisce in fondo alla rete. 1-0 per il Kiev. La palla viene riportata al centro del campo. Vediamo Soso che scatta in questo momento in avanti, scatta anche dalla sinistra, ma la palla termina in fallo laterale. Kuliev si appresta a rimettere in gioco, ma la palla viene di nuovo rispedita in fallo laterale.
L'arbitro interviene, non si capisce bene perché, ecco, tira fuori il cartellino, ammonisce un giocatore, forse perché tentava. Ghia, sei tu? Sì, mamma. Hai dimenticato i tuoi ospiti. Sono molto simpatici, sai? E che ci posso fare? Sono stato così occupato oggi. Sta un po' con loro. Non è carino, oggi hanno girato tutto il giorno per la città da soli. Va bene, domani li porterò da qualche parte. Spengo? No. Si è liso, è va stata bene, tanto mamma. Contenta. Avete buonanotte. Cantato così vai bene. A dormire adesso, eh? Buonanotte. No, non lo svegli. No, non fa niente, non vi preoccupate. Venite. Ciao. Oh, buongiorno, Ghia. Come va? E a te? Così. Ah, ti presento i miei amici. Frolov. Aglaz. Anatoly. Aglaz. Beh, noi andiamo, eh? Ciao, eh? Ciao. 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 Thank you.
Da quando l'ho comprato non l'ho fatto controllare mai. Sa, mi va avanti qualche minuto. Lo pulisco? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Poi lo registro. Va bene. Ciao, Colli. Salve. Sai, le colture primaverili resistono poco. Basta una gelata a rovinarle. Nana, hai lasciato un pezzo di terra per l'orto? Certo. E ogni anno ci pianto un po' di roba. Carote, prezzemolo, cetrioli, un po' di verdura. Scusa, le patate no? Non le pianti le patate? Beh, ormai sono anni che non ci pianto più patate. E poi mica è grande. È un fazzoletto di terra. Ma sai, per un orto basta. E poi perché dovrei piantarci le patate, non ti pare? Sì, forse hai ragione, con le patate forse non ne vale la pena. Non c'è nessuna convenienza a piantarcele. E invece la verdura, sai, quest'anno vorrei scavarci un pozzo. Niente male il pozzo. Ci batte il sole? Se è per questo il sole, ce n'è quanto ne vuoi. Vedi, la mia terra è nel sud, perciò... L'unico guaio è che i meli che ho piantato sono cresciuti tanto. Scusa, perché è un guaio? Adesso fanno ombra alle fragole. Ah. Oddio, pestare ci stanno.